Si è concluso nella serata di ieri, domenica 5 agosto, il Memorial Don Cristoforo di Scala, ovvero il torneo di calcetto organizzato nell'ambito della 42esima polisportiva di Panza. Come da copione è stato il Panza Amateurs a vincere l'ambitissima finale del torneo di calcetto. La partita, quella conclusiva, è stata più difficile del previsto per i ragazzi di Capitan Polito, che hanno avuto la meglio per soli 2 gol di scarto alla fine dei 60 minuti di gioco, rispetto ai 6 gol di differenza nelle fasi di qualificazioni. Ancora più tirata è stata invece la finalina, valida per il terzo posto tra Real Panza Salvatore Castaldi e Movio, con quest'ultima che prima fa 1-5 e poi si lascia rimontare dagli avversari. Risultato finale 8-7 per Real Panza e Movio che fino alla fine cerca disperatamente il gol del pareggio. Un ringraziamento da parte dell'associazione Movio, organizzatrice del torneo, va all'arbitro Giovanni Finzi per la grande disponibilità mostrata e a tutti i calciatori che hanno preso parte alla manifestazione. La classifica finale dunque vede trionfare il Panza Amateurs al primo posto, seconda posizione per la pizzeria da pallino, gradino più basso del podio invece per il Real Panza Salvatore Castaldi, quarto posto per la Movio, quinto posto per i Pushers, sesto il Boys Panza, settimo posto per l'Ischia Asfalto, New Team. Dunque ricapitoliamo, la finale si era giudicata il Panza Amateurs battendo la pizzeria da pallino per 5-3. Le reti di Mattera al 12° per il Panza Amateurs, il raddoppio di Greco al 16° minuto, sempre per il Panza Amateurs, la pizzeria da pallino va in gol al 23° minuto con Zabatta, il 3-1 del Panza Amateurs giunge al 39° minuto e porta la firma di Maltese, Zabatta accorcia di nuovo le distanze al 40° per la pizzeria da pallino, ma nella ripresa ci pensa ancora Mattera a segnare per il Panza Amateurs, Pezzella tiene ancora in galla le speranze della pizzeria da pallino, ma poi arriva il gol del definitivo 5-3 messo a segno da Mattera al 59° minuto. Combattutissima anche la finalissima per il terzo e il quarto posto, che ha visto il Real Panza Salvatore Castaldi trionfare per la Movio per 8-7, come vi raccontavamo poco fa. Le reti di Barnaba M, di Dabundo e di Migliaccio, Barnaba Dario, Acunto, Solmonese Leonard, ancora un gol di Solmonese Leonard, che si regala addirittura un poker, Battaglia, ancora Solmonese Leonard, Dabundo, Solmonese Leonard, vero maltatore della serata, e Barnaba Dario. Dunque finisce il Memorial Don Cristoforo di Scala, il torneo di calcetto organizzato nell'ambito della 42esima polisportiva Panza, e torneo che ha regalato grandissime emozioni. Si chiude dunque con la vittoria del Panza Amateurs nella stessa sera in cui il Panza vince anche il torneo, il Memorial Anna De Felice, e considerando anche la vittoria nel torneo amatoriale di appena qualche mese fa, questo 2012 è davvero un anno da incorniciare per gli amici di Panza. Mario, una partita ce l'avete messa tutta, ma loro sulla carta erano più forti e possiamo dire che l'hanno dimostrato. Sì, ma stasera non c'era Bomber Zabatta, non è uscito stasera. Bomber, vieni qua! No. Ha mangiato prima di venire. Antonio, dicono che hai mangiato prima di venire. Mi aspetta una pizza napoletana. Nello Migliaccio, tra i fratelli Migliaccio, stasera hai vinto tu, ma io direi che te la devo offrire una birra, Alessandro, no? Ma anche due. dopo magari glielo chiediamo. Tu dalla porta che partita hai visto? Molto tattica, magari all'inizio le due squadre cercavano di sbagliare meno. Secondo me sicuramente ha fatto la differenza la pressione e l'importanza della gara, che comunque fa sì che anche magari su un campo così difficile, però con l'attenzione addosso, sembrerebbe facile giocare, ma non lo è, perché è più quello che comunque l'importanza della partita non ti dà modo di fare, però ci siamo divertiti, è stata una bella esperienza. Questo l'abbiamo capito anche dal fatto che il vostro numero 22, Vittorio Mattera, ha sbagliato una volta, addirittura anche ciccato. Con le qualità tecniche come le sue, se sbaglia è perché davvero il campo purtroppo è in condizioni, come ben vedete, magari altre attività potrebbero accendere i riflettori su questo campo per un qualcosa che magari possa far vedere agli altri che ne abbiamo bisogno di un campo migliore. Questo è anche un grido al quale ci uniamo sicuramente noi dell'associazione Moveo, quello lanciato da Nello Migliaccio, quello di i riflettori accesi non solo in occasioni come queste sul campo sportivo di Panza, ma anche dal punto di vista dell'attenzione che sicuramente i ragazzi della frazione meritano.
Giovanni, giusto una battuta, sappiamo che gli arbitri in quanto arbitri non potete parlare, non rilasciate interviste, comunque è un torneo questo che sicuramente la cosa più bella è che comunque è un torneo che si fa, è un torneo che... È importante organizzare questi tornei, poi indipendentemente da come va a finire, l'importante è fare una polisportiva a Panza, anche per i ragazzi, per fare un torneo che da anni che non si faceva. Io sono stato contento di venire ad arbitrare, comunque l'agonismo c'è sempre, come va, l'importante è... che si fanno, che si organizzano. Nella finale di Champions, come nella finale del torneo di Panza, passando ovviamente per tutte le partite che portano le squadre ad arrivare a questi traguardi, l'arbitro viene sempre, no? È sempre oggetto di critiche. La squadra che perde dice il colpevole, quella che vince giustamente, rimangono sempre uno scontento e l'altro contento, ma purtroppo è così. Ormai ci hai fatto il callo. Sì, fa parte del gioco, grazie. Per un fratello che vince ce n'è un altro che perde, eravate divisi, tutti e due portieri eravate divisi in campo, abbiamo detto Annello che forse si è meritato una birra da parte tua. Assolutamente, penso che si è meritato una cassa di birra dopo il tiro libero che ha pure parato, quindi, ma è la legge della fisica, bisogna vincere e bisogna perdere, quindi, però diciamo Panza ha vinto, quindi io sono di Panza, lui è di Panza, quindi come se avessi vinto anche io, va benissimo così. Possiamo dire che fratelli, ok, come sei giusto? Possiamo dire che il risultato alla fine è stato giusto? Vabbè, diciamo noi non ci possiamo lamentare, ricordiamoci contro chi abbiamo giocato, è una squadra che ha vinto l'amatoriale, noi siamo una squadra che vince solo Marenne. Una squadra di parvenu, diciamo. Quindi ci possiamo ritenere soddisfatti, abbiamo fatto degli errori sul finale che potevamo evitare, anche da parte mia papere ce ne sono state, quindi mi prendo le mie responsabilità. Diciamo il prossimo torneo faremo del nostro meglio e vinceremo. Con Vitaliano Polito, il capitano della squadra che si è aggiudicata questo torneo di calcetto e la squadra del San Leonardo, commentiamo questa partita, una partita che si è conclusa nel risultato che un po' tutti si aspettavano. Sì, si è conclusa con il risultato che tutti si aspettavano, soltanto che è stata un po' più dura del previsto, diciamo è stata la partita in questo torneo che abbiamo, la più dura che abbiamo affrontato, perché comunque gli avversari, anche se già ci avevamo giocato contro, abbiamo vinto 9-3 nel girone, comunque oggi hanno giocato molto meglio, forse noi l'abbiamo preso un po' sotto gamba perché venivamo da tutte partite vinte 15-3, 15-2 e poi alla fine è stata una bella finale. Loro hanno cercato di buttare il cuore oltre l'ostacolo, però alla fine non ce l'hanno fatta, voi per i limiti tecnici, voi perché alla fine appunto anche voi ci avete messo tanta grinta anche stasera. Sì, ci abbiamo messo un sacco di grinta e poi abbiamo giocatori tipo Vittorio, Michele Castaldi, Diego Grieco, che comunque sono calciatori di un certo livello e quindi alla fine la vittoria penso... Fino alla fine certi risultati è normale anche che arrivino. Sì. È normale anche che arrivino. Per quello che riguarda l'anno prossimo, il prossimo torneo amatoriale, lo andrete a difendere il titolo vinto quest'anno? Ci mancherebbe, come non andiamo a difendere, stiamo cercando di rinforzare un po' la rosa in vari punti perché abbiamo perso un paio di calciatori. Vuoi dirmi che siete già al lavoro per l'anno prossimo? Come, già siamo al lavoro da quando è finito il torneo amatoriale scorso, siamo già al lavoro per il prossimo anno e comunque sì, parteciperemo, grazie anche sempre a Maresciallo che con il suo titolo partecipiamo, però cercheremo, anche se è difficile perché non è che arriva ogni anno e vince l'amatoriale, cercheremo di mantenere di nuovo il titolo per l'anno prossimo e vediamo che succede. Grazie.